L'arte è tutto quello che rimane, quello che non è arte è l'ignoranza. La sua visione dell'arte, Giacomo Buffarini, in Arte Run, è pronto a trasferirla qui su entrambe le facciate della Galleria del Risorgimento di Ancona. Per 10 giorni sarà questo muro color puffo di 8 metri per 20, la tela con cui lo street artist falconarese di fama internazionale fisserà a suon di pennello e colori ad acqua l'identità della sua cara Ancona, come in un maxi scaffale in cui ammirarne i simboli, dal porto al Duomo, tra reale e visionario. Io voglio parlare di cultura e di tradizione e vorrei anche che la gente capisse da questo dipinto che la cultura e la tradizione sono state sempre e saranno anche in futuro in movimento, in cambiamento. E in evoluzione sono anche lui e la sua arte, da graffittaro a street artist di fama internazionale. Dopo Cina, Polonia e Marocco, la sua firma ora torna ad impreziosire Ancona, proprio accanto a quella dei writer. Nessun commento sulle scritte che tappezzano i muri della città. Piuttosto Run pensa ad una festa con musica e DJ per sdebitarsi con gli anconetani per i disagi dovuti alla chiusura notturna della galleria. E prima di volare a Shanghai, a loro lancia il suo pensiero manifesto. Che devono essere orgogliosi del loro posto e lo devono trattare bene, lo devono curare, cioè devono, ma curarlo vuol dire anche metterci l'energia, metterci la forza, metterci le idee, non solo stare lì seduti a guardare quello che bisogna mantenere come è sempre stato. No, perché l'unica certezza che abbiamo è il cambiamento.